Ehi là, ciao a tutti! Devo documentare questa cosa perché sono veramente, veramente provata. Zio Maurizio si è comprato 8 paia di occhiali e dico 8 così, 8, 8, Come 8, 8 ottimismo. anni. 8 anni, 8 paia di occhiali da Primark e da Tiger. Gli occhiali per farsi dei Però se due l'ha comprato uguale perché lui sta in fissa, cioè tipo ogni settimana lui compra 3 paia di occhiali ogni settimana. E poi niente, ragazzi, sono veramente veramente provata da questa esperienza a Primark. Cioè, talmente tanta roba che non sai dove andare. Cioè, io ero veramente nel pieno dell'indecisione, non sapevo proprio cosa fare. Tanto che mio fratello mi indicava la strada per andare a cercare delle cose per me, ma io Io ti indicavo le cose che mi piacevano sinceramente ero realmente. proprio presa, non sapevo che comprare. Dove Poi, oltretutto, mio guardare? fratello mi indica delle cose che non sono adatte a me, tipo degli shorts, giroculo, che non so per fisico mio purtroppo in questo momento. Io lo ringrazio che lui ripone tutta questa fiducia in me, ma io Ti posso purtroppo assicurare che ci sono dei che bidoni che. se li mettono, Sì. beh, ma io non faccio parte di questa Cerchia. cerchia di gente che vuole vestirsi in questo modo. E quindi niente, ragazzi, ci sono i miei bambini che hanno fatto il panico perché naturalmente dopo un po' si erano stancati. Io non ero più abituata a fare una giornata al centro commerciale. Non ci ho fatto comprare niente, io ho comprato soltanto 3 magliette per uno e 4 paia di pantaloni, Mutande, calzini, mutande, giochi, calzini, giochi, vabbè. giochetti. E di più, no, però voglio proprio documentare questa cosa perché mi sento veramente provata dal fatto che Mauri, dove stai andando? Ah, prendete tutto. Però si sarà sbloccato. Sono veramente provata dal fatto che non ero più abituata ad andare al centro commerciale. Quindi, e poi a regà, Poi la a regà. mascherina, no, no, lo devo dire. La mascherina, parliamone. Cioè, io sono stata tutto il tempo col naso che mi gocciava. Perché io non respiravo, cioè proprio non respiravo. Immaginate che tipo di guazzetto si sia No, no, proprio creato. zero respiro. Mio marito che mi manda dei messaggi perché nonostante ciò mio marito non sa dove siamo stati, quindi vabbè. E quindi niente, no, no, a un certo punto dovevo uscire da là a prendermi qualcosa, che però non ci siamo presi nulla, perché dovevo proprio uscire e Sì, togliermi la prandice. mascherina, regà, cioè proprio. Che Stavo così disprezzo. ad asciugarmi il naso con la mascherina, cioè parliamone. Certo. Quindi arrivati a questo punto io mi sento di respirare, non mi cola più il naso, solo che mi sento provata da tutta la situazione, mi sento proprio provata. Andate a entrare a Primark per la prima volta, portasse pure i cazzini, non sapevi che comprare. È stato veramente troppo, troppe emozioni tutte insieme che non Non saprei riesci a proprio. No, 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 gestire. no, no, no. Là bisogna andarci con calma, ci fai con calma, ti fai il giretto, ma ci devi andare tipo alle 8:30 di mattina. Quando aprono tu già stai posizionata fuori ai cancelli, come se devi andare a un concerto di Eros Ramazzotti. No, dei Vasco Rossi, ci accampi là fuori. Quindi ti devi accampare lì fuori. Con tanta buona pazienza e con calma, quando ci sono 10 persone puoi girare tranquillamente. Niente, detto ciò, vi ho fatto una piccola review. Quando arriveremo a casa, i bambini saranno bene o male addormentati. Io e mio fratello vi faremo vedere che cosa abbiamo acquistato, vero Mauri? Sponda la spusa Prime. No, si chiama haul. Quando che fai degli acquisti di vestiario di questo genere, si chiama un piccolo haul. Che sono documentata, raga. Diteglielo un po' a mio fratello. Io faccio parte di questi di YouTube. Complimenti, allora non mi aspettavo una Una preparazione preparazione tale. simile. Ti sbagliavi, bello Poi mio. mi tagli la barba stasera. Mio fratello mi continua a Mi richiedere dai la la ceretta. barba, la ceretta, ma non ha capito che io appena arriverò a casa farò così tipo. Mi costringe a dover pagare una squinza Non per pagherà scioccare il nessuno. lavoro. Niente, stavo pensando che poi oltretutto non so che mangiare e non ho neanche voglia. Oltretutto la mia dieta sta andando per cavoli suoi Sta andando a perché rotoli questi giorni sta proprio andando a rotoli perché non ho fermatevi, voglia di cucinare per eh. Mamma mia, quanto caldo e vergognati. quindi non ho. Sto Vergognati. facendo della dieta un po' così, insomma.
dieta della pizzeria si chiama. Oh vabbè, sono venuta due volte in pizzeria. Hai messo a paro. Vabbè, oh, che vi posso qua. Infatti non ci vado apposta. Quindi detto ciò, stasera dovrei avere dei fagiolini che avevo tipo scongelato un giorno fa, se non sono ancora buoni. E poi mangerò l'altro hamburger che ho lasciato in sospeso. Lei, dovete sapere che lei quando va a fare la spesa si acquista tutte le cornie. Le cornie, l'insalata, l'hamburger. L'insalatina tutta selezionata, senza foglie marce, con dei delle olivette, ma dei pomodorini. Ho acquistato una ciotola del mais di prima qualità. Ho acquistato una ciotola che è una ciotola mista da Eurospin, che però non c'hanno sempre. E questa ciotola costa tipo 1,70 euro, ma non ce l'hanno fatto sempre. L'hamburgeretto di pollo e ce l'ho tagliato dentro. Proprio un'insalatona che nemmeno. Nel frattempo Daniele mi carcassa il cervello. Sì, manda io un messaggio perché così non riesce più. Guarda, faccio vedere così ti stai zitto un attimo. Vabbè, guarda, io vi saluto e ci vediamo dopo. Ciao! Eila! Finalmente riesco a registrarvi il video del haul di Primark! Un grande, grande, grande bustone. Allora, guardate che bei capelli, che acconciatura fashion. Cominciamo subitissimo e vi faccio vedere che cosa ho acquistato. Allora, alcune cose le ho scartate e le ho utilizzate. Ho acquistato questo portafoglietto e l'ho pagato 6 euro, molto molto carino, piccolo, carinissimo. Ha anche un'altra taschina qui e poi vabbè, varie taschine per le tessere, la per i soldi, sempre vuota, e quella per gli spiccetti, molto carino, 6 euro. Poi ho acquistato per 1,50 euro due paia d'occhiali per i miei bimbi, uguali, identici. Uno ML, uno SM, boh, qualcosa del genere. Comunque, e questi l'ho pagati 1,50 euro l'uno. Poi ho acquistato anche degli occhiali a mio fratello, che però già si è preso, e li abbiamo pagati tipo 4 euro. Poi ho preso queste mutandine dei Paw Patrol, pagate 7 euro e sono 7 paia, sono no, 7 euro sono 6 paia per Matteino, una misura 1,5-2. Poi ho comprato queste per me, però sono slip, io invece volevo le cose, queste sono 5 paia e le ho pagate 4,50 euro, però vabbè. Non le cambio perché poi mi serve, non c'ho mai le mutande, vabbè. Poi ho acquistato questa, che è dice che è un illuminante, l'ho pagato 4 euro, c'erano anche più chiari o più scuri. Mi piace un sacco, mi piace un sacchissimo perché è molto sbrilluccicoso. Poi ho comprato sempre per 4 euro questo fondotinta matte natural medium coverage matte finish oil free, vabbè, il numero è 05 nude, che non si leggerà mai, però ve lo dico io, è nude questo qua. Ehi, sempre 4 euro. Poi ho acquistato una maschera 90 centesimi, questa è Probiotic Multi Mineral Sheet Mask, made in Corea, maschera, attenzione a tenere lontano dagli occhi, però non so a che è, brightening,
Probiotico. Non lo so, poi lo vedremo insieme perché non l'ho capito. Poi ho acquistato le mutandine per Danielino di SpongeBob. Queste sono due paia. Due? Dovrebbero essere due paia. Queste però le ho pagate 6 euro. Poi ho comprato due calzoncini. Allora, tutti e due, due, tre, perché loro sono magri. Allora, un paio, diciamo un set è così, grigio e blu. Questi li ho pagati, mi sembra, 7 euro. Invece un paio è verde acqua e blu, così con le palmette. Poi Danielino ha voluto, per 7 euro, Danielino ha voluto questa camicetta. Gli piaceva questa, vabbè, pagata 7 euro, misure più piccoline delle loro età perché loro sono magri. Poi, questo no, ho preso un'altra maschera, niacinamide. Niacinamide l'ho presa perché io ho il siero del... C'ho un siero che non mi viene in mente la marca. E questo dovrebbe essere tipo schiarente, se non erro, ma lo scopriremo poi. Anche qui c'è scritto che è vegan e c'è il simbolino. Non so se all'altra pure. Qui c'è solo il simbolino che non è stato testato sugli animali, ma non è vegan. Questa invece è vegan. C'è scritto a Targets Blemish e Imperfection, quindi sarà per le imperfezioni e non lo so che altro. Qua vedo un aloe, quindi ci sarà pure l'aloe. Controllo du serum, sebum, controllo del sebo, questa l'ho pagata 2 euro. Poi ho comprato i patch per gli occhiali, sì, per gli occhiali. Per gli occhi e costavano 1,50 euro. Questi mi sembra che siano all'aloe. Vitamina E. Pure qua vedo un aloe. Solo che ho scoperto dopo che all'interno ce ne sono 15. Quindi ho preso due bustine pensando che in ognuna ce ne fossero due, invece erano già 15. Quindi di queste ne ho prese due, però in ogni bustina ce ne sono 15. Poi ho preso questa che è una magliettona lunga che finisce tonda per me e l'ho pagata 8 euro e ho preso qui una SM se non erro, una 38-40 perché a me 42-44 italiana perché le taglie sono abbastanza grandi. Ah sì, c'è scritto S. Taglia S perché le taglie sono un po' grandine secondo me, quindi così. Poi ho preso sempre per me questa magliettina con la lavanda, molto carina, sempre una S. E questa l'ho pagata 3 euro. Questa molto carina, questa mi piace tanto, che se mi sembra un po' pesantocchia. Poi, per me ce n'avevo un'altra. E poi ho preso sempre per me la casa di carta. Questa l'ho pagata 6 euro. Ho preso sempre una S. Ed è così semplice. Però ero in fissa e me la sono presa. Con tutti i nomi. Carina. Poi. Ah, mi sono presa pure un paio di leggings. Un paio di leggings neri semplici, sempre S perché mi sembrano tanto larghi. Pure questi li ho pagati 3,50 euro. Se mi piacciono, me li provo e me ne vado a prendere altri 500. Poi ho preso un lenzuolo di sotto perché ho un lenzuolo a fiorellini verdi, gialli e arancioni.
che non c'ha il sotto. E quindi ogni volta ci devo mettere un lenzuolo bianco, però a me i lenzuoli senza angoli non mi piacciono. E allora niente, ho preso un lenzuolo con angoli, taglia, ho preso la King, quindi 1,55 m. 1,55 m, perché? Vabbè, 2 metri per 1,55 m, non so perché. C'è scritto King. Vabbè, l'ho pagato 2, sì, 2 euro, l'ho pagato 9 euro. Non so perché c'è scritto 1,55 m. Non lo so, sarà questa la larghezza del 1,55 m, forse. Poi, questo è un verdino, però per 9 euro credo che si possa fare. Ce ne stanno anche di altri colori e altre fantasie. Non tantissimi, eh. Era la prima volta che andavo a Primark, quindi non mi so neanche tanto bene direzionare. Poi ho preso. Questa è di mio fratello, una Polo così, con le palmettine, pagata mi sembra 8 euro. No, ho pagato 4 euro. Quella di mio fratello l'ho pagata 4 euro, ragazzi. 4 euro. E poi ne ho presa una identica per mio marito. Pure questa ho pagato 4 euro. Solo questa è un'altra M. Sì. E poi ne ho presa una tinta unita per mio marito, pagata sempre 4 euro, e una con le anforette, pagata 8 euro. Eccolo qua. Poi ho preso ancora per i bimbi delle magliettine. Allora, questa per Matteino, pagata 4,50 euro. Questa è Marvel Comics del Capitano America, 4,50 euro. Questa mi sembra sempre per Matteino, 2 euro, con sto dinosauro. Una di Toy Story, sempre per Matteo, se non erro. Sempre 4,50 euro. Poi, per Danielino invece ho preso tutti i supereroi, sempre 4,50 euro. E poi una del, sempre di Toy Story, sempre 4,50 euro. Carine, credo che ci andrò. E niente, questa è stata la mia spesa da Primark. Ho spesato 136 euro. 136 euro. Questa è stata la mia super spesona da Primark. Se mi è piaciuto tanto, credo di riandarci, anche se è un sacco caotico, cioè nel senso non sono abituata a vedere tutta quella roba, o forse era la prima volta, non ero abituata. Poi con i bambini, eccetera, eccetera, devo capire se quelle magliette le ho pagate realmente 4 euro, che non ne ho idea. Ero convinta che costassero 8 euro, ma non riesco. Dove vedo io il motivo? Non te lo so dire. Dove lo vedrai? Palm tree. Sì, l'ho pagato 4 euro. Pagate 4 euro. Ero convinta che queste costassero 8 euro. Invece l'ho pagato 4 euro. Sono molto molto felice. Niente, ragazzi miei, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi sempre di iscrivervi e di attivare la campanellina.
Vi ricordo come sempre di iscrivervi anche alla mia pagina Instagram, che ultimamente sono 2-3 giorni che non pubblico, ma sono un po' impicciatella, ma pubblicherò. Io vi saluto e vi mando un bacio grande. Ciao!